Buongiorno a tutti. Ho deciso di portarvi in un posto meraviglioso oggi e per le prossime settimane. Siamo alla Grotta di Bom, è una grotta qui in Val di Susa meravigliosa, splendida, con un'energia molto particolare di preghiera, un'energia veramente meravigliosa. Ho deciso di portarvi qua perché voglio mettere un po' uno stop, nel senso che abbiamo fatto in quest'anno, ho messo tanti video, tante cose, come possiamo aiutarci a digerire meglio, come possiamo aiutarci a vivere meglio questa cosa per dormire, per qual è il meridiano, qual è il chakra. È luglio, è un momento per fermarsi un po', nello stesso tempo è un momento attraverso il quale forse mi è possibile farmi conoscere un pochino meglio da voi, no? E questo lo faccio perché so che è un po' pericoloso, nel senso che mi racconterò un po', no? In queste settimane, talvolta si risulta essere molto meglio di quello che in realtà noi siamo, quindi talvolta l'approfondire un po' troppo rispetto alle nostre vite forse ci penalizza un po'. Ma in realtà, siccome io comunque i video li ho creati sia per aiutare le persone a autogestirsi, no? Stare meglio, eccetera, ma anche nel momento in cui io lavoro con le persone o persone devono venire da me a farsi aiutare da me, che possano conoscere quello che io faccio. E mi sono accorta che forse si conosce quello che faccio un po', ma magari non traspare proprio poi cosa ci sta dietro, no? L'esperienza o le cose che io poi sono e muovo. E quindi eccomi qua, no? A raccontarvi un po' di me, cos'è stata la mia vita un po', no? E che cosa mi ha portato anche a fare quello che faccio e come lo faccio e il perché. E quindi niente, partiamo, no? Quindi io nasco nel lontano, nasco un po' di tempo fa, nel 1969, in una famiglia tranquilla, nel senso una famiglia tra virgolette normale, no? Mia mamma era medico veterinario, mio papà lavorava come agente finanziario e in realtà parto con un pochino di penalizzazione perché mia mamma si è ammalata quasi subito dopo la mia nascita e quindi è stata molto in ospedale, aveva una malattia insomma che la limitava parecchio. Diciamo, non voglio intristirvi, non voglio raccontarvi una cosa per, no, fare né il piccola fiammiferaia né altro, ma per farvi capire un po' il processo al quale io mi sono dovuta un pochino inchinare, no, rispetto al mio percorso. Mia mamma sta male per tanto tempo, poi manca quando io avevo 15 anni, è mancata. E mio papà era una bravissima persona, ma aveva la malattia dell'alcolismo, quindi comunque ho dovuto vivere, insomma, io figlia unica, è stato, diciamo, non semplicissimo, ecco, è stato un inizio un pochino col botto, no? Come si suol dire. Purtroppo poi è mancato anche mio papà, anche se aveva smesso di bere e poi di fumare, però insomma il suo fisico dopo 30 anni di alcolismo aveva avuto un grosso impatto, quindi manca anche lui. Io figlia unica, appunto, dicevo, ho dovuto iniziare a capire un pochino bene che cosa fare della mia vita, no? E quindi in realtà diciamo che la spinta primaria era sopravvivere, cercare di, no? Quando mi chiedono ma quando è che hai deciso di andare a abitare da sola? Io di solito dico, beh, quando sono stata l'unica superstite era arrivato per me il momento di vivere da sola. E quindi a 23 anni vado a vivere sola, cioè rimango, rido ma non per non rispetto, ma perché forse un po' di leggerezza, come ho già detto, no? Talvolta aiuta. E ovviamente adesso, insomma, alla luce di tanti anni che sono passati, posso guardarla in modo differente questa cosa, no? Però effettivamente è stato ovviamente non semplicissimo. Ho dovuto innanzitutto fare i conti con il mio dolore perché avevo cercato di negarlo per tantissimo tempo per poter sopravvivere a cosa era stato, ma poi ho dovuto guardarmelo, no? E quindi ho fatto un processo, sono stata in analisi con un'analista meravigliosa per 5 anni e sono uscita da momenti di attacchi di panico, da psicofarmaci, ho dovuto comunque sottostare
a determinati movimenti del mio animo che aveva bisogno di ripararsi e per poi ripartire in modo differente. Quindi quando è stato poi il momento, insomma, per fortuna non è durato troppissimo, sono rinata come una persona completamente differente, perché guardarsi dentro e il permettere a qualcosa di più grande di intervenire in riferimento a quello che tu sei può dare possibilità immense di risalita e di riarmonizzazione e di compattare la tua anima e capire come mai sei qua e che cosa devi fare. E questo è stato quello che, insomma, in qualche modo mi ha aiutato poi, no, a riprendermi. E quindi si parla di, non lo so, tipo quando avevo 25-26 anni si può dire che io stavo poi di nuovo bene. E forse, lo so che sembra pazzesco, però è grazie a tutto il tempo che io ho passato a stare male, mi ha dato la possibilità di comprendere A, quanta fortuna avessi nello stare di nuovo bene, e B, i processi che mi hanno portato a stare meglio, in che modo potevo metterli a frutto forse, no? Per poter magari fare qualcosa nella vita di utile, socialmente utile. E infatti fino ad allora io tutti i lavori che avevo fatto per sopravvivere fondamentalmente, per pagarmi quello che serviva per vivere, erano comunque lavori, non so, lavoravo nei negozi, ho lavorato in un sacco di posti dove io ero in contatto con la gente, perché mi è sempre piaciuto tantissimo l'empatia, il contatto con le persone, vedere che cosa ogni individuo poteva portarmi e che cosa potevo portare io, ma l'ho sempre visto da un punto di vista ludico, no? E mai professionale. E poi mi sono resa conto che forse il prendermi cura delle persone a mio modo poteva essere forse una cosa buona per la gente, perché magari se io fossi riuscita a imparare un metodo che potesse aiutare le persone a stare meglio, questo avendo io passato determinati punti, quando le persone magari non stanno bene e mi parlano, io so perfettamente quello di cui stanno parlando, poteva essere diventare una risorsa per me. E quindi ho deciso di iniziare a studiare per aiutare le persone. Adesso questo ve lo racconterò poi nel prossimo video, perché altrimenti diventa troppo lungo e non voglio annoiarvi. Quello che voglio sottolineare, ed è una cosa che è il mio punto di forza primario, è che lavorando con le persone, con la gente, in qualsiasi punto io trovi la persona, quindi in qualsiasi momento della sua vita, una cosa sulla quale io insisto tantissimo è il fatto che c'è sempre qualcosa da fare, a prescindere dal punto in cui tu ti trovi. E alla luce di che cosa io ho passato, posso anche permettermi di dire che se uno vuole può uscire dalle situazioni, no? È solo questione di riuscire a essere determinati e fiduciosi che da qualsiasi situazione ci si può togliere. Vi racconterò l'inizio del mio lavoro nel prossimo video, perché altrimenti ho paura che diventi poi troppo lungo e troppo noioso. Per il momento vi ringrazio di avermi ascoltato in questo video un po' particolare e come sempre, sempre, grazie alla vita.